Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come fare la fusione con VideoLip. Allora, intanto apriamo la nostra applicazione. Io qua ho già inserito una clip di base dove c'è un signore che guarda verso l'infinito. Vediamo che vede il panorama. Allora, vediamo come fare la fusione. Una volta che noi abbiamo la nostra clip di base, un panorama, un cielo, qualcosa, in questo caso, poi andiamo su in fondo a sinistra su Mixer e poi selezioniamo una clip. Per esempio, in questo caso seleziono queste orche. Selezionata la clip, adesso la scarichiamo un attimo. Ecco qua, allora vediamo di ingrandire le nostre orche e di portarle più in alto. Vediamo, così dovremmo esserci un pochino più lì. Perfetto. Adesso selezioniamo la nostra maschera in fondo, vedete a sinistra? Maschera. Nelle maschere selezioniamo la prima opzione, cioè la non nessuno, scusate, la seconda opzione lineare. Mettiamo la maschera lineare, quindi tiriamo giù la maschera fin dove ci interessa, quindi io direi tra cielo e montagne. Una volta che l'avete portata a questa posizione, selezionate, vedete che la maschera ha due freccine, una in su e una in giù, selezionate quella in giù e cominciate a sfumare un po', poi potete regolare un pochino tirando su e giù la maschera, vedete? Poi più tirate giù, più sfumate, meno tirate giù, meno sfumate. Direi che a questa altezza dovrebbe andare bene. Vediamo un attimino le nostre orche che passano e il signore che le guarda passare, perfetto. Adesso poi il video delle orche è lungo, per cui noi andiamo alla fine della clip. Torniamo indietro da qua, sempre clip selezionata, andiamo in fondo su dividi e poi selezioniamo il pezzo che abbiamo tagliato e lo eliminiamo. Perfetto. Vedete che già così abbiamo una discreta fusione. Volendo migliorare ancora la fusione, noi selezioniamo sempre la clip delle orche che abbiamo messo e in fondo a sinistra, dopo filtri, animazione, opacità, abbiamo fusione, selezioniamo fusione. Qui noi possiamo fare fusione sovrapponi, per esempio moltiplica, scolora, luce, luce intensa, scurisci, colore brucia, schiarisci, eccetera. Per esempio potremmo fare luce intensa e quindi schiariamo un po'. E qui si regola la fusione. Perfetto. Bene. Fatto questo, volendo proprio fare i perfettini, vediamo un attimino come viene la nostra clip, saremo già a posto perché si fondono poi con la nebbia che c'è in cima alle montagne. Volendo fare una cosa ancora più specifica, possiamo aggiungere un filtro. Andiamo all'inizio, aggiungiamo un filtro, quindi andiamo nei predefiniti e selezioniamo uno dei vari filtri. Per esempio, potremmo mettere questo filtro qua ed ecco che la fusione è praticamente perfetta. Torniamo indietro e godiamoci un attimo la nostra clip come è venuta. Vai. Ecco qua che vediamo il signore che guarda in là il panorama e vede passare le nostre orche nel cielo. Sembrano proprio delle orche volanti che poi vanno dietro la montagna. Fatto. Ecco qua. Ho visto tutti come si fa la fusione con VideoLip, allora spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like, condividete il video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Armanno. Ciao!